Se ricordiamo la definizione di forza centripeta, possiamo però ottenere un'altra espressione per questa forza. La forza centripeta, infatti, si può calcolare come il prodotto tra la massa del satellite e il quadrato della velocità, v, diviso per il raggio della traiettoria, che chiamiamo r. Poiché queste due espressioni rappresentano la stessa quantità, esse devono essere uguali.